Una modernissima cantina di microvinificazione dedicata alle sperimentazioni scientifiche. L'ha realizzata e inaugurata il Centro Sperimentale Bonafus dell'Università di Torino, che ha sede in strada Pecetto 3 a Chieri. Nel 2002, grazie a una collaborazione fra la città di Torino e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università, è stata realizzata la cantina in cui si produce un vino di rappresentanza dell'Istituto Bonafus. Dal 2012, grazie alla partnership con l'Associazione Vignaioli Piemontesi che ha investito nella struttura, la cantina offre alle aziende vitivinicole piemontesi la possibilità di realizzare microvinificazioni sperimentali. Il Centro Bonafus collabora inoltre a progetti di selezione, omologazione e iscrizione di materiale di propagazione della vite e collabora con aziende biotecnologiche e meccaniche per la sperimentazione di nuovi materiali e tecnologie. Il vigneto del Centro Bonafus si estende su una superficie di circa 2 ettari, sul fianco della collina situata fra il centro aziendale e il piccolo lago, con una pendenza media del 20% e un'esposizione sud-sud-ovest. Nel vigneto sono coltivati principalmente i vitigni maggiormente diffusi nella collina torinese, Fresa e Bonarda, ma sono presenti anche alcuni filari di vitigni meno diffusi come il Cari, la Slarina, la Montanera, il Barattucciat e altri vitigni del panorama enologico piemontese e internazionale come Barbera, Chardonnay e Pinot Nero. Nel vigneto è presente una collezione ampelografica di vitigni minori e rari per la conservazione della biodiversità. Diversità genetica. Dal 2008 con le uve del Centro Bonafus si producono vini che vengono venduti per concorrere al finanziamento della struttura. Quanto è stato importante per lo sviluppo dell'enologia, per il cambiamento che c'è stato in enologia in Piemonte negli ultimi decenni, questa ricerca che è stata portata avanti qui a Chieri? È stata importante perché si è messa a disposizione del lavoro di base, cioè quello che ha riguardato da un lato il miglioramento delle tecniche enologiche, semplificandole e aiutandole a ridurre l'intervento dell'uomo, ma mantenendo alta la qualità. E anche sul campo viticolo abbiamo collaborato alla selezione di materiali di propagazione della vite più confacente alle esigenze di quell'epoca. Naturalmente questo lavoro richiede tempi lunghi, per cui per molto tempo abbiamo lavorato per produrre poco e di grande qualità. Adesso c'è una nuova sfida che è quello dei nuovi orizzonti derivati anche dal cambiamento climatico, e le sfide si rinnovano e bisogna continuare a lavorare in questo senso. Che cosa può diventare nei prossimi anni e decenni questo centro? Ma quello che vuole diventare è un punto di riferimento a disposizione dei produttori e degli enti che lavorano per i produttori, per poter provare nuove tecnologie, innovazioni che riguardino sia gli aspetti tecnologici che gli aspetti più agronomici. Questa è una sfida necessaria perché, come abbiamo affrontato tante altre grosse sfide, pensiamo all'inizio del Novecento cos'è stato la fillossera e come si è affrontata, vorrà dire che dovremmo affrontare anche le nuove sfide, insomma. Gode questo centro di una particolare conformazione perché un grosso appezzamento abbastanza lontano dagli insediamenti urbani consente quindi di lavorare in condizioni di basso inquinamento e la possibilità anche di studiare fenomeni che in laboratorio non è possibile realizzare e neanche si possono realizzare a casa dei produttori che hanno necessità di mandare avanti la loro produzione. Questo, in questo senso, può essere una ricchezza per tutti perché consente, di impiantare sperimentazioni anche di lunga durata. Spesso la ricerca moderna richiede risultati immediati e qualche volta questo non è possibile, ci vogliono periodi di osservazione più lunghi che qui si possono fare.